Buongiorno, ben ritrovati ai telespettatori per questa prima edizione del TG6. Apriamo con la politica, tappa abruzzese ieri per il tour elettorale del leader della Lega Matteo Salvini, che ieri sera è stato a Giulianova, dove è stato accolto dal sindaco Costantini e dai candidati in Abruzzo del Carroccio. Azzerare la legge Fornero e flat tax al 15%, gli obiettivi per la campagna elettorale. Tania Bonici Castelli. Reduce dal meeting di Rimini, che ha ospitato tutti i leader politici italiani, Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, è arrivato a fine serata a Giulianova, dove al Nuova Vita Beach ha incontrato amministratori e simpatizzanti abruzzesi. Ad accoglierlo il sindaco leghista del comune Rivierasco, Ivan Costantini, insieme al coordinatore regionale abruzzese della Lega, Luigi Deramo, e Vincenzo D'Incecco, capogruppo alla regione, entrambi candidati in questa tornata elettorale, rispettivamente alla Camera e al Senato. Salvini, prima di concedersi al suo pubblico plaudente, ha incontrato la stampa rispondendo a domande sull'economia dell'Abruzzo, la linea politica della Lega sulla guerra, la litigiosità della coalizione di centrodestra nei territori. Proponiamo quello che in parte abbiamo già fatto, la flat tax, la tassa piatta semplice al 15%, da estendere ai 2 milioni di partita IVA che già oggi ce l'hanno, alle imprese e alle famiglie, ovviamente a partire da chi guadagna di meno e fattura di meno, l'azzeramento della legge Fornero che manda in pensione 1 milione di lavoratrici e lavoratori nei prossimi anni e permette alle aziende di assumere lavoratori giovani, la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate e la revisione del reddito di cittadinanza. La Lega ha votato in Italia e in Europa qualunque tipo di aiuto all'Ucraina, semplicemente dopo mesi di sanzioni i numeri dicono che non stanno fermando la guerra e non stanno mettendo in ginocchio la Russia. E quindi io faccio qualcosa che serve, anzi sono le imprese italiane che rischiano di pagare queste sanzioni, quindi sarebbe il primo caso nella storia in cui quello che viene sanzionato ci guadagna e quello che mette le sanzioni ci perde. Bisogna provare in tutti i modi a fermare questa guerra. Cosa da dire ai gestori degli stabilimenti? Che con i decreti attuativi che farà il nuovo governo si possono tutelare tutti. Se si stabilisce il valore aziendale congruo per ogni balneare che volesse lasciare il posto e si stabilisce la prelazione per chi campa di questo lavoro, abbiamo reso un ottimo servizio a 30.000 aziende. Il centrodestra è compatto, governa 14 regioni su 20, a sinistra queste politiche, ho perso il conto di quanti candidati abbiano. Noi facciamo della compattezza e dell'unione un nostro valore aggiunto. Sin dal primo pomeriggio le forze dell'ordine, in particolare la Digos, hanno presidiato il lungomare Zara di Giulianova per evitare incidenti e proteste pericolose, dopo che due giorni fa era apparso proprio davanti al Nuova Vita uno striscione offensivo nei confronti del leader leghista. Ma il colpo di scena c'è stato e come, a sorpresa, a traffico bloccato, proprio sul lungomare è transitato il trenino turistico che non trasportava bambini, ma decine di dissidenti che hanno urlato di tutto. La Lega ha scelto candidati abruzzesi per questa tornata elettorale, una cosa particolare. L'onorevole Deramo, che è anche coordinatore regionale, ha sempre tenuto informati i coordinatori provinciali, ha sempre voluto delle scelte territoriali, ha sempre fatto dei ragionamenti logici insieme a noi, ma soprattutto insieme a Matteo Salvini, che dobbiamo ringraziare perché lui non mette catapultati come hanno fatto altri partiti, e l'Abruzzo avrà una sua realtà, avrà una sua rappresentanza e avrà degli amministratori sicuramente che potranno fare il bene del nostro territorio. Dovrà coinvolgere tutti. Quello di oggi è il giorno del dolore e della memoria per il sisma del centro Italia. A 6 anni esatti di distanza dal terremoto resta vivo il ricordo delle quasi 300 vittime e di diversi paesi che furono distrutti da una forte scossa di terremoto. Andrea Costantini. Erano le 3.36 del 24 agosto del 2016 quando una tremenda scossa di magnitudo 6 ha stravolto la vita di intere comunità del centro Italia a ridosso dei confini tra Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche. Paesi distrutti come Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto con il disastro della frazione di quest'ultima, Pescara del Tronto. 299 le vittime, la maggior parte di Amatrice, 237, 388 i feriti. Diverse le testimonianze in questa giornata del dolore nella sua
sesta ricorrenza, che arrivano da tutte le parti politiche. Per la CGIL resta viva la memoria delle vittime. Siamo stati sin dall'inizio accanto alle popolazioni sconvolte, ha scritto il sindacato in una nota, nella quale rilancia la proposta di una legge quadro che consenta al Paese di affrontare i traumi causati dagli eventi naturali con effetti disastrosi, con metodologie e criteri pianificati, consentendo qualità nelle ricostruzioni e rigenerazione economico-sociale. La risposta del Corpo Nazionale fu immediata, ricorda Laura Lega, capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Furono subito messi in campo più di 1000 Vigili del Fuoco, 40 sezioni operative, un impegno mantenuto nel tempo con oltre 215.000 interventi di soccorso tecnico urgente che furono fatti dal 24 agosto in poi. Oggi il nostro ricordo va a quella gente. A 6 anni di distanza dal sisma si comincia a vedere qualche cosa di concreto nella ricostruzione. È stata lunga, è stata dura per la popolazione del territorio, però le istituzioni, lo Stato, la Regione, le Regioni sono presenti e stanno facendo il massimo, producendo il massimo sforzo per garantire la ricostruzione di questi territori e il diritto dei cittadini delle aree interne di tornare a vivere e di tornare a vivere anche con maggiori servizi rispetto a quanto non avessero avuto fino al giorno del sisma. È un impegno forte che siamo intenzionati a mantenere perché ne va del futuro di questa terra. È stato rintracciato il conducente dell'auto pirata che ieri sera ha scoppito dopo le 22, ha investito e ucciso sulle strisce pedonali Giuseppe Colaiuada, assistente capo della polizia penitenziaria di 54 anni del luogo. Si tratta di un 42enne residente nella frazione aquilana di Sassa con precedenti per consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il 118 per il soccorso. L'uomo, dopo l'investimento del poliziotto, si è dato alla fuga. I carabinieri della stazione di Sassa sono intervenuti anche loro, ma per Colaiuada non c'è stato nulla da fare. Sconcerto e dolore nella piccola comunità di Scoppito. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo di barriere architettoniche perché questa mattina in Viale Marconi a Pescara gli appartenenti all'associazione Carrozzine Determinate hanno dato luogo ad una dimostrazione per verificare le difficoltà di transito per chi a causa della disabilità si muove con la carrozzina. Paolo Renzetti. Ferrante, lei oggi è venuto qui per vedere qual è la situazione in via Marconi per quanto riguarda quelle persone che come lei sono costrette a muoversi sulla carrozzina, quali sono i problemi emersi? Avevamo già denunciato questo scempio mesi fa. Non è cambiato nulla, ci troviamo di fronte a una situazione totale di fuorilegge, siamo completamente fuorilegge, qui c'è una violazione costante dei diritti umani, abbiamo pendenze che superano le norme previste per l'accessibilità, abbiamo la banchina di fermata che non consente assolutamente né di salire e né di scendere dall'autobus perché non ci sono assolutamente, non c'è lo spazio necessario, non ci sono i cordoli per la sicurezza, rischio di cadere in mezzo alla strada e di farsi male, impossibilità addirittura anche a attraversare questa strada. Noi ci saremmo aspettati un allargamento del marciapiede, se vediamo il marciapiede lato Monti praticamente ha una misura che consente ad una sola persona di percorrerla, quando due si incontrano chiaramente una deve indietreggiare. Insomma, la qualità della vita in tutta questa zona di Pescara è veramente decaduta e i disabili qui ormai non possono più venire, non possono andare in farmacia, entrare in un negozio, andare dal proprio medico, dal dentista, ci troviamo di fronte a questa situazione drammatica. Per noi vengono a pettine chiaramente in questo momento, non soltanto i semafori che sono in via di installazione, stanno appunto emergendo anche questi problemi che purtroppo erano stati annunciati e denunciati per tempo ma che evidentemente non sono poi stati eseguiti da delle correzioni in corso e oggi è emerso appunto che per una carrozzina diventa difficile prendere l'autobus come purtroppo è stato già appunto denunciato, sta emergendo che lo spazio ovviamente è insufficiente per ospitare tutto quello che hanno voluto mettere dentro questo progetto e questo rischia di diventare un grande detrattore, è un problema, dobbiamo modificare sicuramente questo perché non è immaginabile che si costruisca una strada per tutti e invece una parte di utenza
almeno questa parte utenza proprio non potrà neanche prendere l'autobus, perché rischiano addirittura di capovolgersi le carrozzine. È stato anche detto, come già denunciato nel Consiglio Comunale straordinario che facemmo sulla nostra richiesta ormai tanti mesi fa, che se si incontrano due carrozzine, ma anche due passeggini nei marciapiedi oppure sulle pensiline, uno deve scendere. Questa cosa nel 2022 è davvero indecente, e purtroppo questo progetto, più si va avanti, questa nuova Viale Marconi voluta dal centrodestra, più si va avanti, più fa vedere quanto sia davvero un progetto sbagliato. L'ART Abruzzo ha reso noti i risultati di ulteriori analisi effettuate nel fiume Pescara, dove nei giorni scorsi si era verificato uno sversamento di idrocarburi, ma dopo i controlli non c'è preoccupazione per i valori delle acque del mare. Paolo Renzetti. L'ART Abruzzo, sin dai primissimi momenti dopo lo sversamento nel fiume Pescara, si è messa al lavoro. Avete analizzato campioni d'acqua del fiume in più punti e in più giorni. Cosa è venuto fuori? Che nel luogo dove si è verificato lo sversamento ovviamente i valori erano alti, ed erano alti con riferimento a degli idrocarburi, quindi gasolio e altri oli pesanti. Ma la nostra grande preoccupazione era di capire fino a quando e in quale misura questo sversamento potesse anche riguardare il mare e conseguentemente la qualità delle acque di balneazione. Abbiamo effettuato quindi dei prelievi anche in prossimità della foce del fiume, sia a nord che a sud, quindi riguardando il mare, con riferimento al mare, e grazie a Dio abbiamo potuto scongiurare l'ipotesi di un interessamento anche della qualità delle acque di balneazione. Direttore, si può parlare a questo punto di allarme rientrato? È un allarme rientrato, ma rimane il fatto di un gesto gravissimo compiuto da persone che saranno in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, che ha immesso nel porto canale di Pescara sostanze altamente inquinanti. Resta questa bella notizia, insomma, che il mare della bandiera blu di Pescara non sia stato interessato da questo sversamento. Grazie a Dio i rapporti di diluizione, anche la quantità delle sostanze inquinanti dolosamente immesse nel porto canale non sono state tali da pregiudicare la qualità delle acque di balneazione. C'è stata, per chiudere, un'importante sinergia ART Abruzzo, Direzione Marittima, Comune di Pescara. Una volta arrivato l'allarme si è subito passato ai fatti. Non solo c'è stata questa sinergia, ma vorrei ricordare che ci troviamo nel pieno di una stagione come balneare, che quindi è il mese d'agosto. Nonostante questo, fin dalle prime, non direi neanche ore, fin dai primi minuti c'è stata subito un'immediata attivazione da parte dei tecnici di ARTA, che taluni, anche ragionevolmente per il periodo, magari non erano nella disponibilità dell'ente, ma si sono resi tutti quanti con un grande sforzo organizzativo disponibili per poter prendersi cura, veramente il caso di dire, del mare di Pescara e dell'Abruzzo intero. Demolizione e smaltimento, siamo alla cronaca, demolizione e smaltimento illegale di autovetture, quanto avveniva in un terreno posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Pescara. Il proprietario dell'area è stato denunciato. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato un terreno di circa 2500 metri quadrati utilizzato per la demolizione e lo smaltimento di autoveicoli. L'individuazione del sito è stata possibile grazie ai sorvoli eseguiti dalla componente aerea del corpo, nonostante il terreno fosse ubicato ai margini di un'area industriale ben mimetizzata tra la folta vegetazione e lontano da occhi indiscreti. L'attenzione dei finanzieri è stata attratta dalle numerose autovetture in pessime condizioni localizzate all'interno di una struttura organizzata e ben delineata da un'apposita recinzione. Un più approfondito controllo ha permesso di appurare che non sussisteva alcuna autorizzazione per l'esercizio di un'attività commerciale nell'area e che la stessa non era nemmeno classificata come centro di stoccaggio o di scarica. I finanzieri hanno dunque bloccato l'illecito smaltimento di oltre 100 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, costituiti principalmente da veicoli fuori uso, rifiuti in evidente stato di abbandono sul terreno, privo di qualsiasi sistema di raccolta o contenimento dei liquidi pericolosi contenuti nei mezzi, con il conseguente rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno denunciato all'autorità giudiziaria il proprietario del terreno per la realizzazione di una discarica abusiva in violazione alla normativa ambientale vigente. L'attività prosegue anche per quantificare le violazioni alla normativa fiscale.
Hanno protestato questa mattina con un sit-in, gli operatori sociosanitari in servizio alla ASL lanciano vasto Chieti per chiedere la stabilizzazione dopo aver lavorato per 18 mesi negli ospedali durante l'emergenza Covid. Quali sono i motivi di questo sit-in questa mattina sotto la sede dell'assessorato regionale alla sanità di Pescara? Allora, noi chiediamo a gran voce la stabilizzazione perché ci hanno estromesso completamente dalla stabilizzazione, avendo già maturato chi prima, chi dopo i 18 mesi. Ci hanno chiamato per un paio di mesi con un contratto di collaborazione, ma in realtà noi siamo dipendenti a tutti gli effetti dell'ASL, ma non abbiamo diritti né malattia né ferie, non ci viene retribuito nulla. Se non le ore lavorative che ci vengono tassate più del dovuto. E quindi chiediamo la stabilizzazione, che questi 18 mesi valgano anche come punteggi, quindi a pari dell'avviso pubblico, perché noi prima eravamo gli eroi di questa emergenza, poi dopo non serviamo più e ci hanno tirato fuori senza una spiegazione e non è giusto. Quindi noi ci chiediamo la stabilizzazione con tutti i diritti del caso. Quanti siete interessati da questa vertenza? Allora, noi ne siamo 22 che lavoriamo con l'emergenza Covid, infatti molti dei miei colleghi hanno contratto il Covid e non gli è stato nemmeno retribuito. E ci sono gli strumenti legislativi e normativi, sono stati adottati da altre regioni, ad esempio degli avvisi con clausole di salvaguardia per coloro che hanno già lavorato, premialità aggiuntive per coloro che hanno già lavorato, si può fare se si vuole fare, sicuramente non accetteremo e loro non accetteranno le promesse perché sono stanchi di promesse, tra l'altro al danno la beffa loro hanno anche subito che quando si sono ammalati hanno chiesto poi all'INPS il pagamento della malattia e pare che la ASL non abbia trasmesso la loro malattia all'INPS, questa è veramente la beffa, questo è troppo, ecco, non si può sopportare una cosa del genere. E voltiamo pagina, si intitola Cose Urbane, la rassegna di cinema indipendente che si svolgerà in un luogo evocativo di Chieti, che è il giardino di Villa Frigeri. L'amministrazione comunale punta così di nuovo sui giovani per fare cultura a Chieti. Due giorni di appuntamenti culturali a Villa Frigeri a Chieti con il collettivo Aware. Di che cosa si tratterà? Allora, nelle serate di giovedì 25 agosto e venerdì 26 ci saranno attività culturali di vario genere. Nella serata di giovedì proietteremo tre cortometraggi prodotti dalla casa di produzione pescarese One Shot Production su diverse tematiche legate al sociale, che vanno dal tema dell'immigrazione fino alla tematica LGBT. Nella serata di venerdì invece daremo spazio alla musica locale con tre artisti del panorama teatino, Dian, Jimmy Yates e Dan Vanad. Orario di inizio le 21 fino alla mezzanotte, speriamo in una partecipazione numerosa della cittadinanza teatina e non solo. Il vostro collettivo culturale lancia Cose Urbane a Chieti, ma in realtà avete già fatto altro. Sì, diciamo che nasciamo in un contesto meno urbano, sono già 3 anni che organizziamo il Festival delle Cose Belle nel weekend di Ferragosto, lo abbiamo fatto i primi 2 anni nel Parco Nazionale d'Abruzzo a Pazzo Lanciano, quest'anno in Umbria, ed è un evento che un po' riassume lo stesso spirito delle cose urbane di Chieti. Tentiamo di mettere in comunicazione artisti provenienti da diversi ambienti per creare trasformazione culturale e promozione sociale su diverse tematiche. Siamo contenti che possiamo tornare un po' nei nostri luoghi natali, sono teatino e il collettivo nasce qui e finalmente possiamo tornare a fare arte e promozione culturale dove tutto è cominciato. Il 25 sarà dedicato ai cortometraggi, quali sono i nomi delle regie? Sì, anche sull'ambito cortometraggi siamo molto felici di dare spazio ad artisti locali, in particolare lo sceneggiatore e produttore Andrea Trono di Pescara e il regista teatino Matteo Di Liberato. Venerdì sarà invece la serata dedicata alla musica, si parte alle ore 21 con violino e invece alle 22 sarà la volta di Jimmy Yates. Che cosa proponi? Allora, il mio è un cantautorato, un progetto che si chiama Tropical Noir, è un cantautorato un po' particolare perché tra note caraibiche, tropicali, psichedeliche, cerca di raccontare un po' quelli che sono i problemi e i disagi dell'uomo, della nostra società, quindi canzoni che raccontano di migrazioni, di guerre.
E per i 50 anni della scuola di danza Cristina Nudi a Chieti, ieri sera uno spettacolo che ha veramente emozionato con il ricordo di una scuola, della prima scuola di danza che nacque a Chieti nel 72. L'appuntamento è inserito all'interno del cartellone del progetto Il Giardino delle Letture. Spettacolo di danza classica alla Villa Comunale di Chieti, che festeggia tra l'altro i 50 anni della scuola di danza, ora chiamata Cristina Nudi, ma nel 73 quando nacque era scuola di danza classica a Chieti, la seconda in Abruzzo peraltro. Sì, perché all'epoca in Abruzzo non c'era la presenza della danza, per cui la scuola che è la prima, mia mamma, è nel 1972, non vorrei sbagliare, credo o la seconda o la terza, perché c'era Teramo e L'Aquila e poi ci siamo stati noi qui a Chieti e quindi resistiamo ancora dal 1972, siamo nel 2022, un bel pezzo di vita decisamente passato a fare danza, l'ho fatta tutta la vita. Quindi... Collaborazioni anche con Tornatore? Sì, collaborazioni abbastanza importanti, devo dire, molto belle, impegnative, come assistente alla coreografia insieme con Leontine Snell e sì, La leggenda del pianista sull'oceano, insomma diciamo che è un film che ricorderò veramente con grande amore, perché è stato un lavoro molto importante, molto formativo, sulle musiche di Ennio Morricone, che è stato il mio idolo, noi l'abbiamo danzato tanto, è stata un'emozione fortissima conoscerlo, avere a che fare anche se in minima parte con lui, insomma è stata veramente una cosa bellissima che non è da tutti poter vivere. Io ringrazio sempre chi mi ha dato la possibilità. E per festeggiare i 50 anni portate in scena uno spettacolo che riguarderà quali coreografie? Allora portiamo sulla scena una rivisitazione della Carmen di Bizet in una versione proprio per la danza, ovviamente rivisitata per l'occasione, riadattata alle allieve di una scuola. E poi portiamo una parte dedicata alla danza moderna e che vuole praticamente esorcizzare tra virgolette questo brutto periodo che noi abbiamo vissuto, che ci ha visti anche un po' costretti all'inattività, non abbiamo potuto danzare, quindi un inno alla libertà, alla gioia, alla speranza e soprattutto per i giovani. E poi una terza parte dedicata ai Pink Floyd, un gruppo a me molto caro, con delle coreografie ispirate anche ai primordi fatti da Roland Petit, quindi un omaggio ai Pink Floyd, rivisitato da me. E siamo alla pagina dello sport. Pescara sempre a caccia di un regista e per questo ruolo sono in pista dei possibili ritorni. Uno è Luca Palmerio in pole position, ma che attende una Serie B. L'altro è Carlo De Risio, che a Pescara lo scorso anno ha proposto squadre di Serie C come Turris e Monopoli. Per l'attacco restano sempre in ballo le opzioni Marco Sau e King Udo. Oggi doppia seduta per i biancazzurri e da ieri sono tornati ad allenarsi delle Monache e Rasi. Ascoltiamo ora Erdis Kraja, arrivato in prestito dall'Atalanta. Andrea Costantini. Erdis Kraja, quali sono le sensazioni dopo queste prime settimane di lavoro con questo nuovo gruppo per te? Diciamo che le sensazioni a caldo sono positive, perché ho trovato un bel gruppo che lavora bene e comunque c'è il massimo impegno da parte di tutti. Ovviamente poi dobbiamo mettere minuti nelle gambe, la condizione fisica è quella che è, però comunque secondo me se continuiamo a lavorare insieme, a trovare, analizziamo le cose che non vanno e che vanno, riusciamo comunque a prepararci bene per il campionato. Senti, una trattativa un po' lunga ci pare, quella tra te e il Pescara con anche chiaramente l'Atalanta, cosa è accaduto in quelle settimane? No, non è accaduto niente di che. Appena mi ha chiamato il Pescara, devo dire che è stata una chiamata veramente che ho apprezzato fin da subito. E poi con l'Atalanta ovviamente abbiamo risolto delle situazioni interne, ma erano delle cose veramente piccole e niente, appena ho avuto la possibilità di venire ero super contento di partecipare a questo progetto e non vedo l'ora di iniziare il campionato. Le tue caratteristiche tecniche? Tecniche ti posso dire
posso fare tutti i ruoli in mezzo al campo, poi ovviamente sono un giocatore che predilige avere la palla che non averla, però ovviamente ormai il centrocampista deve saper fare tutte le fasi, quindi mi metto a disposizione per tutto. Sei stato in Dini, una piazza molto grande, importante come Palermo, poi hai fatto 2 anni di Lega Pro, che stagione è questa per te, per la tua carriera? Diciamo che è una stagione molto importante, come quelle 3 che hai appena nominato, perché ogni stagione ha la sua. Io spero di dare il mio contributo quest'anno e di alzare sempre l'asticella, come ho fatto ogni anno. Quindi non vedo l'ora di dare il mio contributo in campo quest'anno. L'ultima, quanta attesa c'è per iniziare questa stagione che è slittata di una settimana? Dovete ancora conoscere il calendario, stagione che porterà a cosa? Beh, diciamo che lo slittamento del campionato può pesare, però diciamo che noi siamo focalizzati sul lavoro, ogni settimana la stiamo preparando bene e ci concentriamo su quello, poi appena avremo notizie noi ci faremo trovare pronti. Si terrà domani alle 10 l'udienza del Consiglio di Stato che dovrà giudicare i ricorsi presentati da Campobasso e Teramo, squadre che puntano alla riammissione nel campionato di Serie C o in alternativa all'ammissione in Serie D. La sentenza è attesa tra il tardo pomeriggio di domani e venerdì mattina e subito dopo la Lega Pro diramerà i calendari. Il presidente Ghirelli ha fatto sapere che in caso di riammissioni ci saranno modifiche al format, ma non all'attuale composizione dei gironi. E come sono ore di grande attesa per la Teramo Calcio SRL del gruppo Ciaccia, altresì lo sono per la neonata SSD Città di Teramo. Il buon esito del ricorso al Consiglio di Stato potrebbe annullare gli effetti del bando del Comune di Teramo. In caso di confermata esclusione prenderà invece ancor più corpo il progetto della nuova società che potrebbe ricevere un ausilio esterno dall'ex presidente Luciano Campitelli. Nel pomeriggio è previsto peraltro un nuovo incontro tra i soci della città di Teramo e la commissione comunale presieduta dall'avvocato Gianni Gebbia per ulteriori approfondimenti sulla consistenza del progetto sportivo della SSD che punta alla missione in Serie D o in alternativa in eccellenza sempre in sovrannumero. E siamo alla pallavolo, ieri sera il raduno del roster dell'ABBA Pineto Volley. Dopo la finale promozione persa nella scorsa stagione, la società resta ambiziosa e tenta nuovamente la scalata alla A2. Sergio Zappalorto. Allora, Ruggero Balducci, un dirigente che ci dà finalmente, ci fa scoprire quel ba di ABBA, perché ABBA, sempre ABBA, 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 abbondanza, presente, non ne possiamo più. E adesso ci sta l'altro pezzo, ba come Balducci. Ruggero, è un orgoglio essere un, diciamo così, uno dei responsabili della dirigenza di questa splendida società che purtroppo, diciamo che ha una sola carenza, gli manca la Serie A2, per cui... Quest'anno abbiamo fatto veramente le cose alla grande in sede di mercato, pensiamo di aver allestito una squadra con grandissime potenzialità per puntare alla 2 diretta, visto che è cambiato il regolamento ci consente nella finalissima scontro diretto di poter accedere direttamente, non passare per un lungo playoff, perché poi i playoff sono sempre una lotteria. Però 2 anni fa semifinali, l'altro anno finale, quest'anno speriamo che il salto di categoria sia arrivato al momento giusto. Diceva Manfredi, fusse che fusse la vota buona, te la ricordi un po'? Pensiamo di sì, anzi anche in questa la campagna acquisti è andata verso questo senso qui, abbiamo preso dei giocatori, anche un giocatore Superlega, ma giocatori che sono un mix tra giocatori giovani e giocatori esperti per pensare di programmare già una parte di essi già pronti per la 2, quindi speriamo di riuscire a centrare questo obiettivo. Fa parte dell'ambizione ABBA, ABBA è una società che vuole crescere e diventare leader nel suo settore, anche se pensiamo con un po' di presunzione che lo siamo già, quindi vogliamo diventarlo anche nella pallavolo. Quindi.
La Mediaset SRL, titolare dell'impresa delle radiodiffusione televisiva in ambito locale, denominata TV6, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni politiche fissate per il giorno 25 settembre 2022. A tal fine informa che nella sede di Silvi, strada statale Nord 26, al telefono 085 93 0020, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo per essere prenotati, le modalità di prenotazione, le tariffe per i messaggi politici autogestiti a pagamento determinate dalla Mediaset SRL e ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi. È tutto, io mi fermo qui per questa edizione del TG, vi ricordo che i contenuti del telegiornale sono sempre consultabili sulla pagina YouTube di TV6 e all'indirizzo www.tv6.it. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.